Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts, Birth by Sleep, Final Mix. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto l'uomo misterioso nella terra di partenza. E mamma mia se era forte. Comunque, in questo episodio affronteremo un altro boss segreto. Quindi, partiamo subito. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E vi avverto subito, questo boss segreto è proprio segreto, poiché è affrontabile solamente nell'arena del miraggio. E ve l'ho già fatto vedere. In un momento di distrazione. Comunque, andiamo subito. Ecco a voi, lezioni della luce. Numero di incontri 1, rango 5 stelle. Riflessi fulminei, bisogna parare 100 volte. È possibile. 100 attacchi bisogna parare. Ora, solo per dirvi, la vendetta dei boss dovete affrontarla per riuscire ad ottenere l'ultima weapon. Ripeto quello che ho detto per ottenere l'ultima weapon. Per avere Bagliore in fiore dovete finire Signori dell'Arena. E dov'è? Alito Artico. È un modo per allenarvi, poiché l'ultimo boss, che è, piccolo spoiler se non si notasse, il titano del ghiaccio, vi attacca talmente tante volte con il suo alito di ghiaccio, che, come dire, solamente con un attacco farete 50 parate. È davvero forte. Comunque, dicevo, oggi affronteremo il boss segreto delle lezioni della luce. È sbloccabile dal livello 28. Quindi, basta arrivare al livello 28 dell'arena e sarà possibile affrontarlo. Io sono al livello 29, quindi non ho assolutamente problemi. Allora, riflessi fulminei. Per avere il bonus bisogna parare 100 volte, ripeto. Andiamo. Attivato il gate. E ora, come andrò contro questo boss? Allora, le abilità sono sempre le solite dello scorso episodio. Ora, nello scorso episodio non avevo combo più e aereo combo più, poiché sono inutili contro i boss segreti. O meglio, contro lo scorso boss, l'uomo misterioso, e i pensieri di Vanitas, combo più e aereo combo più, queste due, sono veramente inutili. Esperienza zero, poiché non voglio avere bonus, ripeto, esperienza zero fa danni extra, però le abilità sono tutte queste. E piccolo consiglio, abbiate, ripeto, tutti i parata elementali. Vi serve troppo, come mega ricarica e defender anche. Vi serve tutte le abilità. Ora, come andrò contro questo boss? La tattica dello scorso episodio, però più efficace. Blitz tonante per 4 ed energia per 4. Perché questa tattica? Blitz tonante è buono e può lasciare un attimo di, se si può dire, sgottimento l'avversario. Lo lascia un attimo di, come si dice? Mi sfugge il nome. Lo lascia un attimo triggerato, per dirlo in maniera gaming. Invece, Blitz ardente, ve lo faccio leggere, dov'è? Blitz ardente infligge solo danni. Blitz barriera, scusate. È buono, però non ha una cosa più elevata. L'AOE di attacco più elevato di tutti è Blitz tonante e Blitz ardente. Se dobbiamo però parlare di danni, Blitz tonante batte tutto. Poiché questo boss resiste molto bene a tutti gli attacchi elementali, tranne un pochino di meno a Blitz tonante. Ora, sempre le solite: gran salto, schivata veloce, scatto aereo, doppio volteggio, barriera riflesso, ristoro, controazione e blitz rivincita. Poi, come comando di tiro, assolutamente bagliore in fiore. Non usate per niente sfolgorio, zero assoluto, fotocarica, non usateli.
Usate questo, è uno degli attacchi, ripeto, più potenti del gioco. Gli attacchi ottenuti tramite l'arena, signori dell'arena, sono gli attacchi Shotlock più potenti del gioco. Sono troppo potenti. Ora, come Keyblade, innominata. È ovvio. Cioè, il Keyblade da parte dello scorso episodio è davvero troppo buono. Soprattutto, vi spiego il perché, quel 7 in magia può essere utile. Non per curarvi, però può essere utile se volete andare anche con altri comandi, tipo zona minata, roba del genere, anche se zona minata è totalmente inutile. Se dovessi consigliarvi un Keyblade, ovviamente Chiave Vanitas, l'attacco più alto del gioco, 8 di attacco, non ce l'ha nessuno, è sopra l'ultima Webbon. Quindi davvero, se volete scegliere, usate Chiave Vanitas o Ultima Webbon. Io scelgo Innominata poiché mi piace come stile, è davvero troppo bello Innominata. Comunque, andiamo dal boss segreto. Ripeto, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o uno mi piace. E partiamo. Ed ecco a voi, armatura di Heracus. Allora, state attenti, questo boss è molto forte. In che senso? Allora, è un boss totalmente diverso da quelli che avete già affrontato, se avete affrontato le boss segreti. Poiché lui cambia stile da personaggio a personaggio. In che senso? Nel senso che nella storia di Terra, dicevo, avrà attacchi diversi. Stessa cosa nella storia di Ventus e anche nella storia di Acqua. Vi spiego. Nella storia di Terra lui userà più attacchi critici, attacchi fisici che altro. Nella storia di Ventus userà molti attacchi misti. Nella storia di Acqua lui userà molti attacchi che soprattutto hanno cose elementali, che usa i bonus elementali, insomma, tipo scottatura, cambiamenti di stato. Ora, quando usa quell'attacco che assorbe la vostra forza, farà molto male. Molto male. Ok, state molto attenti. Quando è in questa forma devasta e fa molto male. Ora, se vi afferra con la sua mano, dopo che ha fatto quella combo, vi farà molto male. Molto male. Quell'attacco è Zantezzo, che state attenti, vi fa tanti danni. Ora, può sembrare un boss facile, ma ve l'assicuro, fa molto molto male. Ok. Ora, l'unico problema è che quando è in critica di difficoltà fa durare quell'attacco, questo status, meglio, questo stile di comando, molto tempo lo fa durare. Quindi state attenti. Quando cerca di aggrapparvi con quelle catene, state attenti. Dicevo, quando cerca di aggrapparvi con quelle catene che ha usato prima per cambiare stile, state attenti e cercate di schivare. Allora, di nuovo le fiamme. Comunque, se volete allenarvi un pochino a prevedere i suoi attacchi, usate l'Heracus della storia di Terra, poiché l'unica cosa è che i suoi attacchi sono gli stessi, solo potenziati, perché queste sono le sfere di luce. Ok, ha cambiato di nuovo stile, è tornato nello stile normale. Allora, no.
Cercate di essere più veloci vicini possibile quando usa le sfere di luce. Tipo così. Ok, allora vai. No. Ok, allora state attenti perché quando lui è in questo stile ha molti attacchi brama magia. State molto attenti. Per quello che ho detto prima, che lui può usare alcuni attacchi di Ventus, di acqua e di terra, intendevo che può usare, ad esempio, come si chiama, Zantetsuken di terra, Meteora di terra, quando è nella storia di terra. Con acqua usa, come si chiama? Usa questo attacco. State attenti, questi attacchi hanno tutti un effetto diverso secondario. Un effetto secondario diverso. Questo qui mi sembra vi congela. Alcuni attacchi vi congelano, altri vi ustionano. È davvero forte Heracross nella storia di acqua. Ok. Ora. Perfetto, quando fa queste catene vuol dire che vuole cambiare stile e cerca di aggrapparvi, di prendervi. Avete capito? Allora, vai. Ora, ne approfitto per recuperare un po' di vita, se ovviamente funzionassero. Ok. Forza. Perfetto. Allora. Cercate di fare abbastanza comandi di tiro quando è in quel momento. Perché davvero quell'attacco che fa è abbastanza buono per infliggergli danno. E se non usate l'attacco massimo, gli infliggerete leggermente più danni. Ok, sta cercando di prendermi, però è troppo lontano. State attenti perché certe volte si teletrasporta dietro di voi e vi afferra. Ok. E comunque sì, potete muovervi in quella cutscene. Allora, ecco, mi ha toccato. Allora, state attenti, questo attacco va schivato. Poiché se vi infligge tante cose di status, avete perso. Allora, mi ha inflitto ustione, quindi non importa. L'ustione è facile da togliere. Il congelamento fa male, però. Ok, il veleno, vabbè. Lo sapevo che me lo infliggeva. Allora, se avete Esna, è una cosa molto utile. Mio Dio. Allora. Perfetto, lo sapevo che andavi dietro. Ero distante. Vabbè. Non importa tanto oramai. Allora. Ok, state attenti, mamma mia. A meno di metà vita, l'ho notato ora. Ok, perché non lo afferra? Ok, cioè, non lo afferra, non me lo fa vedere. Ok, quando avete una condizione di stato, curatevi. È l'unica maniera per cercare di subire meno danno possibile. Ok. E guardate quanto danno ha subito. Avete visto quanto danno ha subito? È perché era accanto a noi.
Quando noi facciamo quell'attacco, quella specie di vortice, di piroetta, facciamo danno ai nemici. Ed è veramente potente, per questo vi ho detto, Bagliore in fiore dovete averlo contro questo boss. È troppo buono. Infatti, quando si teletrasporta e va dietro di voi, fa danno. E abbastanza. Allora, forza. Fai l'attacco laser, per favore. Non fare quell'attacco. Ok, c'è un attacco che ancora non ha fatto vedere. E fa veramente male. Ma fa così male che ve l'assicuro, devasta. Ok. Perfetto. Ok, fa le fiamme, ok. Mamma mia, c'ho il pollice stanchissimo. Ok. Ok, devo recuperare focus. Tanto, tanto focus. Ok, proviamo a rifarlo. Ok, devo subire danni o infliggerti danni. Preferisco la seconda. Smettila di prendermi. Aggio. Mamma mia. Ok. No. Mamma mia, cosa ho visto. Ok. Cerchiamo di batterlo perché voglio batterlo. Per favore. Vorrei batterti con Bagliore in fiore, sarebbe una cosa bellissima. Ok, dai. No, è troppo veloce quando fa questi attacchi. Allora, cioè, voglio cercare di colpirlo anche senza... che faccia il suo attacco finale. Però è troppo veloce. Hai completato lezioni dell'arena in modalità arena. Lezione della luce in modalità arena. Livello arena 30. Ecco a voi il grado più alto dell'arena, il livello 30. E questo è l'ultimo ostacolo dell'arena. Sguardi nel buio. Avete visto quante parate ho fatto? Ne ho fatte 95. Ho parato 95 attacchi. Vi ripeto, è possibile completare questa sfida per avere altrettanti bonus. 1,5 dovrebbero darvi 1000 punti, se mi ricordo. Però ripeto ancora, se volete farmare le medaglie, farmatele tramite... dov'è? Tramite Mostro dei Mari. Lì si farma che è un piacere. Ricordo la tattica, conflagrazione, eccetera. Ora, questa qui è una boss fight segreta. Perché? Missioni dell'arena. Le abbiamo completate tutte. A livello 30 c'è l'ultima cosa. L'ultimo ostacolo che ci impedisce di finire l'arena. E mamma mia, davvero, questo boss è forte. L'armatura del maestro Heracus è molto forte, come avete visto. E ci dà dei PS per dire, dai su, ti do qualcosa per avermi battuto, mio allievo. Ora però, ripeto, manca lui. Quindi...
Oh mamma mia. Ripeto. Abbiamo finito. Ripeto. Dicevo, abbiamo finito. Nel prossimo episodio di Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix leggerò le lettere di Xehanort. Sono l'ultima cosa che ci manca per poi andare da lui. Quindi, ripeto, abbiamo finito l'episodio. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E ci vedremo nel prossimo episodio di Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Alla prossima! Ciao!